più niente a parte noi e non capire niente, a parte che l'amore può salvare e non volere niente, soltanto gli occhi tuoi, per sempre gli occhi tuoi. Penso che questo momento rimanga nel tempo, rimane da solo, rimane un regalo, rimane un tesoro che non potrò mai lasciare. E prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi, insieme a te per sempre, senza volere. Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Noi in genere cerchiamo le soluzioni lontano, andiamo a cercare i luoghi di spiritualità, corsi, andiamo sempre chissà dove a cercare la soluzione della vita, e spesso è lì accanto a te e te non la vedi. Per dire, già in questa pieve c'è già tutto, chi può capire capisce, altrimenti può girare il mondo e non trova nulla. Dentro questa pieve la prima cosa è che io non sopporto le chiese moderne, perché tutti i santini più buoni la appiccicano a muri. In queste antiche pievi, vedete nei capitelli, c'è tutta la vita. È rappresentato gli alberi, gli animali, gli uomini, il diavolo, gli angeli, l'aquila della morte, l'albero della vita, non si separa il buono dal cattivo. E l'abside, il tondo, è rivolto ad est, all'alba, come a dire che noi siamo chiamati dal futuro, non dal passato. E vedete, noi la lasciamo sempre così aperta. La prima cosa che arrivi, quando arrivi, e incontrare questo volto di Gesù, e vedete, c'ha gli orecchi molto sporgenti, come a dire ascolta di più, la bocca piccina piccina parla meno, e gli occhi non sono possessivi, ti voglio giudicare, è come se ti accoglie, ti dice vieni, dai, vieni qui, però poi ti dice vai oltre, non sta qui, e oltre c'è l'altare, lo vedete, lo spezzare il pane. E dopo quello dice, vabbè, spezziamo il pane insieme, però non ti ferma nemmeno qui, vai, vai. E dopo che c'è? Trifore, bifore, finestre, la libertà della luce. Vedete, già questo a pieve ci dice come si dovrebbe fare a cambiare la vita. Si ha bisogno d'armonia. Non si può separare la vita in modo dal cattivo, ci deve stare dentro con il che c'è. Abbiamo bisogno di futuro negli occhi, abbiamo bisogno di libertà, ecco che ci manca. Il problema è
Come si dice a Romena, fra il dire e il fare non c'è di mezzo il mare, ma il cominciare. O cominci, consacrami. Una bellissima poesia di Franco Arminio. Dice: abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli altri, che riconosce il vento. Più che l'anno della crescita, ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce, che muore, ai ragazzi che crescono. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare. Significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza. Lasciamo un po' di musica, un po' di silenzio, per chiedere davvero a Dio le tre cose che contano di più: l'armonia, il futuro negli occhi. Abbiamo bisogno di libertà, ma soprattutto abbiamo bisogno dell'attenzione. Il peccato più grande di oggi è la disattenzione. Non ci siamo più, non siamo più lì, davanti alla vita. Allora, come ogni volta, più quando si fa, a Romena si fanno mille cose, ma quando si fa questi grandi raduni di concerti, di convegni, che siamo tanti, tanti, a me non mi stupisce l'essere tanti, il coinvolgimento, l'eccitazione che c'è. A me mi coglie lo stupore delle piccole cose, quelle condivise fra di noi, il pudore degli sguardi, la tenerezza del sorriso, tutto quello che abbiamo ricevuto ieri fra di noi. I dettagli sono importanti. Qualcuno di voi che si è fermato a pregare, qualcuno che ha guardato qualcosa di bello negli occhi, qualcuno che vi ha sorriso, qualcuno che vi ha guardato, perché come si dice a Romena, ognuno ha bisogno di un pezzo di pane, di un po' d'affetto, di sentirci a casa da qualche parte. E se voi prendete due o tre idee di qualcuno, ma non vi sentite a casa, non è servito a nulla. Se non nasce dentro di voi la voglia di rinascere, di rialzarvi. E ieri ci siamo detti che la vita è vita. E la terra, con le sue lacrime, è comunque un giardino. Diceva Emily Dickinson,
Trovo estasi nell'atto di vivere. Il semplice gesto di vivere è gioia sufficiente. San Francesco diceva: il peggio di tutti i mali è la malinconia. Siamo una generazione di imbecilli, malinconici, pallosi, noiosi. La malinconia, il peggio che ci può essere. Che vuol dire pretendo un mondo migliore, pretendo un figlio migliore, pretendo, pretendo e non so più dire grazie. Avere gioia di nulla, avere gioia del poco. E allora la gioia è quello di cui abbiamo più bisogno. La gioia è la parola delle sorgenti, la gioia è la parola dell'aurora, del silenzio stupito. Nella nostra vita nulla è più concreto, fatto del nostro impasto, della gioia. La gioia ci parla soprattutto di autonomia. Quando sei felice non dipendi da nessuno, ti basti. Ti basta così, perché ha radici profonde la gioia, indipendenti da quello che ti succede fuori. Vi ricordate San Francesco? Se ti bastonano e te mantieni gioia. Ballare sotto la pioggia, come diceva Gandhi. Ecco, la gioia è autonomia. E per avere la gioia bisogna essere disposti a lasciare che venga distrutta la nostra banale felicità. Io non sopporto la parola felicità, una parola da idioti, come la intendiamo noi. Perché è banale, perché ha bisogno di condizioni, se tutto va bene sono contento, altrimenti sono triste. Pensiamo che per essere felici abbiamo bisogno di tante cose, di soldi, di potere, di successo. Io credo che invece il mondo è senza gioia perché ci sono troppi uomini avidi di felicità. E allora la gioia non c'è. Io credo che siamo tutti nati per la gioia. Se devo dire perché sono nato, per essere contento. E quando ci manca la gioia, noi possiamo avere anche il mondo in mano, ma restiamo delusi, frustrati, tristi. E allora la gioia è ritrovare l'essere, è la grande forza della risurrezione. La gioia è la bellezza. Noi abbiamo puntato a Romena tutto qui. La tenerezza, la bellezza che vedete a giro, la gioia normale dei contadini. Perché la gioia e la bellezza sono una respirazione più ampia che per entrare in noi a volte ci soffoca. Troppa bellezza ti toglie l'aria, ma i momenti belli della vita non sono quelli in cui si respira. I momenti più belli sono quelli in cui c'è tolto il respiro. Quando vedi una cosa bella, la gioia e la bellezza si sentono nell'aria, si avvertono nei gesti, lo dicono gli sguardi. Diceva Margherita Hulsener, ogni felicità, e intendeva gioia, è innocenza. Gli innocenti hanno la gioia più vera, i bambini, gli innamorati, i contadini. E allora l'innocenza è di chi evita piaceri inutili, problemi inutili, di chi accetta la vita con tutto quello che c'è. Anzi, è così intelligente che se c'è qualcosa che non va, lo usa e lo rende utile. E allora la gioia è lo stato di grazia, che non dipende dagli avvenimenti, dipende dalla pace del cuore. Per cui l'augurio che vi voglio fare è di avere la pace del cuore, qualunque cosa succeda. Vedete, Romena ci dice che ci salviamo insieme. È un porto di mare, non ti salvi da solo. Che
che solo insieme riusciamo a vedere la bellezza, che solo insieme possiamo chiedere aiuto, possiamo alzare gli occhi al cielo. E sperare significa strappare dalle mani del futuro la disperazione. La speranza non è sognare una vita più bella, ma riempire di futuro la vita. Speranza è stare dalla parte di ciò che è indispensabile, non di ciò che è vincente. Chiediamo questa bellezza, questa tenerezza, questa gioia, questa speranza vera. Ti ho visto così grande verso il tuo futuro, piangevo di nascosto e mi reggevo al muro. Volevo dirti due, tre cose misere, come passare il fuoco e poi sorridere. Ma devi farlo tu, non si può fare insieme. Chissà dove finiscono, ti voglio bene. Io spero esista un posto che perdonerai le cose che volevi e non ti ho dato mai. Se tutto quanto serve, tutte sono prove. Si sa che l'arte stessa è figlia del dolore. Volevo dirti ancora quello che non so. Mi basta che rallenti un po'. Dobbiamo fare bellezza, dobbiamo urlare di gioia, combattere in scioltezza contro il brutto e la noia. Dobbiamo fare bellezza, dobbiamo urlare di gioia, combattere in scioltezza contro il brutto e la noia. Imparerai ad alzare delle lacrime, che potrai galleggiare anche senza di me. Tu dimmi devo andare, non voltarti più. Chi ti ama troppo può anche trascinarti giù. Se non do dentro un fosso e niente il tuo soccorso, tu devi ringraziare tutta la chiave, perché tu possa dare ed essere immortale. Il mondo in verità ti deve rapinare. Dobbiamo fare bellezza, dobbiamo urlare di gioia, in scioltezza contro il brutto e la noia. Ti grideranno addosso, devi volare basso, ti servirà a volare ancora un po' più in alto. Contra